Circa 3.000 anni fa, le dolci colline che circondavano un fiume calmo e salubre della penisola italica furono lentamente colonizzate da antiche popolazioni che trovarono pace alle loro migrazioni, stabilendosi in una comunità semplice e organizzata, destinata a diventare la base della cultura e della storia della moderna civiltà. Di quest'epoca una data è rimasta scolpita nei ricordi della storia, il 21 aprile 753 a.C., il giorno in cui nacque una città, il cui destino sarebbe stato immenso, Roma. Le immagini che stiamo ammirando sono state riprese sul plastico della Roma imperiale conservato al Museo della Civiltà Romana dell'Eur. Un quartiere che più di ogni altro richiama alla mente la grandiosità e la straordinaria urbanistica della Roma antica. Se torniamo ad ammirare il nostro plastico, che si riferisce all'aspetto della città intorno al II secolo d.C., non vi troveremo gli attuali grattacieli, ma l'urbanistica e la bellezza dell'insieme sono davvero abbaglianti. A quell'epoca Roma era al massimo del suo splendore, contava quasi 1 milione d'abitanti e possedeva una tecnologia e una cultura superiori che, unite a un miracoloso sistema economico e sociale, le avevano permesso di dominare tutto il mondo conosciuto. Per attuare questo miracolo, la città dovette essere costruita secondo criteri modernissimi e di grande efficienza. Ecco allora straordinari acquedotti che riuscivano ad alimentarla con una quantità d'acqua proporzionalmente molto superiore a quella attuale. E poi un perfetto sistema di fognature, come la celebre Cloaca Massima, che garantiva pulizia e igiene ambientale. E infine il mezzo con cui cultura e civiltà poterono essere scambiate con popoli lontani, le strade. Si trattava di veri e propri miracoli di ingegneria legati per di più ad una illuminata politica che vide nelle comunicazioni e nei trasporti il mezzo indispensabile per esportare conoscenze, cultura, leggi. Grazie ad esse, la città ebbe in cambio a sua volta le esperienze e la saggezza dei popoli conquistati, che non vennero mai definitivamente annientati, ma integrati nel sistema romano con una saggia e tollerante politica di rispetto delle singole individualità culturali e religiose. Ciò permise la loro integrazione senza operare fratture all'interno del sistema politico, permettendo di creare un impero unico, anche se formato da decine di realtà etniche diverse una dall'altra. Noi vogliamo esplorare un angolo importante di questo antico mondo, percorrendo 5 strade che partivano dalla capitale e che, ciascuna con una sua storia e un suo fine, contribuirono a creare e rafforzare il mito della più grande civiltà di tutti i tempi. Il nostro viaggio inizia dalla Via Ardeatina, quella che si tuffa nel cuore più antico della storia di Roma. Una storia intrecciata strettamente alla leggenda. Fu compito di un grande poeta romano, Publio Virgilio Marone, costruire il mito divino della fondazione della città con un poema, l'Eneide, che, di là dal grande valore letterario, descrive con incredibile esattezza geografica e storica i luoghi e le gesta che avrebbero portato alla nascita della grande città. E come il ritrovamento di Troia ha trasformato Omero da cantore mitico ad artista reale, così le clamorose scoperte archeologiche di Lavinium, Ardea, Castel di Decima, Santa Palomba hanno reso reali e veritieri i racconti che hanno portato alle origini della stirpe latina. Quella stirpe che, secondo la tradizione, era nata in seguito a un antico patto divino legato alla fondazione della città madre dei latini, Lavinium. La gente di Enea, fuggendo da Troia, sbarcò qui, nei pressi di Ardea, e la trovò città fiorente, capitale dei Rutuli, che mai si sarebbe piegata a Roma. Enea uccise Turno, il re dei Rutuli, e fondò intorno al XII secolo a.C. Lavinium, così chiamata in onore di Lavinia, la giovane principessa italica che fu la sua seconda moglie.
Quest'atto segnò l'unione dei popoli indigeni del litorale laziale con i troiani e queste furono le sacre origini del popolo romano e della nazione latina, narrate da Virgilio nel suo poema. Se seguiamo la nostra storia, dobbiamo ricordare che un figlio di Enea avrebbe fondato Alba Longa, sui colli albani, mentre Romolo, altro discendente di Enea, 300 anni dopo avrebbe fondato Roma. Quella Roma che distruggerà Alba Longa ma risparmierà Lavinium venerandola come terra santa del Lazio antico. Oggi Ardea è una ridente cittadina del litorale laziale ed è forse l'unico luogo del Lazio dove si può ancora vedere la struttura di una città latina con le sue possenti mura. Il borgo comunque offre altre occasioni di visita, come alcune interessanti chiese e un bellissimo borgo medievale. Nei resti dell'antica Lavinium, l'attuale pratica di mare nella zona del comune di Pomezia, si trovava il più famoso santuario del Lazio primitivo, Alburnea, l'attuale zona denominata la Solforata. Sono innumerevoli i resti interessanti di quest'area archeologica, una necropoli, tratti delle mura, un complesso termale. E infine la stessa tomba di Enea, detta Heron. Spostiamoci su un altro importante percorso, la via Prenestina, quella che ci conduce al ricordo di altri personaggi mitici, questa volta meno leggendari. La storia vuole che, da giovinetti, Romolo e Remo, figli di un facoltoso pastore di Alba Longa, giungessero proprio nella zona dell'attuale Gabii per apprendere l'uso delle armi e delle lettere greche, luogo dal quale sarebbero un giorno partiti per fondare una grande città. La strada ha origine da una bellissima porta, Porta Maggiore, un nodo storico della Roma antica, e raggiunge, dopo pochi chilometri, un borgo dal suggestivo sapore medievale, Gallicano nel Lazio. Prima dell'anno 1000, il paese fu feudo dei monaci benedettini di Santa Scolastica. Dopo il 1115 passò per decreto papale al monastero di Subiaco e dopo il 200 ai Colonna, che lo tennero per oltre 4 secoli. Oggi è una cittadina attiva e salubre, ricca d'angoli colorati e suggestivi. Proseguendo il nostro percorso giungiamo a Zagarolo, le cui origini sono strettamente collegate a Palestrina, di cui la cittadina era uno degli Oppida, cioè le città fortificate. Distrutta più volte nei secoli, divenne ducato nel 1500 sotto Pompeo Colonna, il cui figlio Marzio trasformerà il borgo medievale in una città rinascimentale. Oggi la cittadina è ampia e dinamica, ricca di suggestivi scorci antichi e di testimonianze artistiche. Fra i suoi figli illustri è d'obbligo ricordare il grande astronomo Giuseppe Calandrelli e il musicista Goffredo Petrassi. Importante è Palazzo Rospigliosi, sorto sul luogo dove esisteva un castello già nell'anno 1000. Durante la proprietà dei Ludovisi, il palazzo fu arricchito con dipinti famosi di Domenichino e Guido Reni.
Gli affreschi che oggi possiamo ammirare in numerose stanze del palazzo risalgono al tardo Cinquecento e sono opera di manieristi quali gli Zuccari e Giovanni Bianchi, detto il Bertone. Definito un balcone sulla provincia di Roma, Castel San Pietro ci accoglie con uno straordinario panorama sulla campagna laziale. Le origini del borgo sono remotissime. Si parla addirittura del IV secolo a.C., chiamato, secondo la leggenda, Castrum Sancti Petri da Costantino il Grande, il paese, anche grazie alla sua straordinaria fortuna paesaggistica, fu circondato nel Medioevo da un'aura mistica. E la tradizione vi ricorda la presenza dello stesso San Benedetto. Anche se la sua storia non ricorda sempre momenti sereni, basti ricordare nel 1200 l'acerrima lotta fra i Colonna e Papa Bonifacio VIII che terminò solo con la morte del pontefice. A due passi entriamo a Palestrina, altro luogo di grande fascino e fama, dovuta soprattutto a uno dei più importanti santuari dell'antichità, quello della Fortuna Primigenia. Ma tutta la cittadina offre infiniti spunti per una visita suggestiva e culturale d'altissimo livello. Già la splendida piazza Regina Margherita dà una bell'idea della sua antica e ordinata struttura urbanistica. Domina la piazza l'ampia mole della cattedrale, che fu innalzata sull'area di un edificio romano in tufo, di cui rimangono resti sul fronte, sul fianco e nella cripta. Al centro della piazza spicca una statua dedicata al figlio più illustre della città, Giovanni Pierluigi, detto appunto da Palestrina, il grande polifonista che nacque in questa casa, conservata come un museo, nel 1525. Ma il monumento più celebre è sicuramente l'immenso e spettacolare Tempio della Fortuna Primigenia, uno dei più importanti santuari di tutta l'antichità. Il tempio è databile intorno al II secolo a.C., anche se l'origine del culto è molto più antica. In ogni caso si tratta di un'opera d'eccezionale livello tecnico e artistico, la cui struttura può essere considerata uno dei più grandiosi esempi d'architettura ellenistica in Italia. Completamente scavato nella montagna, il santuario si affaccia su uno strepitoso panorama sulle valli del Sacco e del Tevere. Sulla sua sommità sorge il severo Palazzo Barberini, edificato nel 1640, al cui interno è allestito lo splendido Museo Nazionale Archeologico di Palestrina. Da poco restaurato in maniera perfetta, il museo conserva pezzi di eccezionale valore, ricavati dai resti del santuario e da ritrovamenti nel territorio prenestino, nonché opere di varia provenienza, fra cui spicca il grandioso mosaico nilotico, uno splendido quadro visivo risalente all'80 a.C. e rappresentante l'inondazione del Nilo. Si tratta di una perfetta carta geografica dell'Egitto antico, che ci mostra con un realismo stupefacente un'enorme quantità di personaggi e animali, tutti raffigurati in innumerevoli attività. Un'opera di eccezionale valore artistico, che rappresenta una vera e propria fotografia dell'Egitto del passato. Al
altro pezzo celebre del museo è la Triade Capitolina, una splendida scultura marmorea la cui avventurosa storia stava per concludersi con un trafugamento all'estero e che solo un provvidenziale recupero da parte delle autorità italiane ha permesso di riportare nella sua sede più giusta. La Triade è l'unico esemplare al mondo di scultura antica che mostri riunite le tre divinità tutelari di Roma, Giove, Giunone e Minerva, che erano venerate sul tempio di Giove Capitolino sul Campidoglio. Nelle altre sale il museo raccoglie una quantità notevolissima d'opere di vario genere, sculture d'età imperiale e reperti epigrafici che ci informano sulle attività economiche, sull'assetto sociale e politico e sulla religiosità dell'antica Preneste. In un'altra ala sono raccolti i reperti provenienti dalla necropoli di Preneste, urne funerarie e sarcofagi, oggetti del VII-VI secolo a.C., fra cui ceramiche, bronzi, specchi decorati che dimostrano la prosperità della città in quei tempi. E infine un insieme di cippi a forma di pigna o di busto femminile esposti in un allestimento che evoca l'aspetto della necropoli. Spostiamoci ora lungo la via Casilina Labicana, che deve il suo nome al fatto di collegare Roma con l'antica città dei Labici. Come altre vie consolari, la strada era di grande importanza per i commerci e gli scambi di Roma con la periferia. La via partiva sempre da Porta Maggiore, che rappresentava uno dei principali nodi di scambio della città. Dirigendosi verso sud-ovest, raggiungeva il borgo di Colonna, che nel Medioevo fu un importante centro fortificato. Qui ebbe inizio la dinastia della celebre famiglia Colonna, cui si deve il bel palazzo omonimo. Altri monumenti rilevanti sono la chiesa parrocchiale di Sant'Andrea del 1771 e la chiesa di San Rocco, ricca di pregevoli affreschi. Non molto distante entriamo a San Cesareo, uno dei comuni più giovani d'Italia, situato in una bella posizione sulle pendici dei Colli Albani. La cittadina sorge in una zona ricca di presenze archeologiche, testimonianza dell'importanza dell'antica via Labicana. In località Fontanile della Pidocchiosa possiamo ammirare un tratto della strada romana accostato ai resti di una fontana ninfeo del IV secolo, unico esempio esistente di fontana di sosta e ristoro dell'antica via Labicana. Poco fuori la cittadina scopriamo un altro antico ninfeo circolare, a pianta centrale e due piani, sembra risalente al IV secolo d.C. Ecco poi Villa Rospigliosi, costruita alla fine del 600 sul luogo dell'antico palazzo della Villa Imperiale e di un successivo castello medievale. Proseguiamo nel nostro viaggio per giungere a Labico, altro borgo d'origine antichissima, dove si può visitare la chiesa di Sant'Andrea Apostolo, risalente al 1600, e il complesso degli Arnari, una serie di vasche scavate interamente nel tufo e un tempo utilizzate probabilmente per la pigiatura. Eccoci ora a Valmontone.
Anche se fortemente danneggiato dai bombardamenti alleati dell'ultima guerra, il centro storico conserva vari monumenti di grande rilievo, fra cui spicca il Palazzo Doria Pamphili. Costruito fra il 1652 e il 1662 circa, conserva all'interno un notevole ciclo di affreschi, molto rappresentativi della pittura romana del Seicento, cui lavorarono artisti come Preti, Duguette, Cortese e altri. Proseguendo il percorso lungo la Casilina, scopriamo arroccato su una collina il paese di Artena. Feudo della famiglia Borghese, presenta bellissimi scorci, a cominciare dal monumentale arco d'accesso, la cui struttura è rivestita da un bugnato liscio. Molto suggestiva è poi la chiesa di Santa Croce, collocata nel punto più alto del paese, in un angolo di straordinario panorama sul territorio laziale. La chiesa, che presenta una facciata a doppio ordine scandito da lesene, fu edificata su progetto dell'architetto Terzaghi nel 1600 e si scopre dopo una suggestiva passeggiata fra stradine miracolosamente intatte e come scolpite nel tempo. La nostra visita alla Casilina si conclude a Colleferro, altro paese giovane ma situato in un'area che registra notevoli presenze di antiche vestigia. La cittadina è oggi un centro dinamico e attivissimo di vita sociale e industriale e non ha dimenticato il suo recente passato. Un passato duro che si rifà ai tempi cupi dell'ultima guerra, quando i suoi abitanti furono costretti per sopravvivere a trovarsi un riparo alle devastazioni del conflitto. Furono gli operai delle manifatture industriali ad ampliare nel 1939 una serie di gallerie già scavate come cave per impiantarvi un'incredibile città sotterranea che per oltre un anno fu casa e riparo per oltre 1500 persone. Rivisitare oggi questo luogo, esteso per chilometri, provoca una profonda emozione. Brandelli di vita riappaiono come dal nulla, ricordandoci una disperazione mitigata solo dalla speranza di una vita migliore. Le brande, l'infermeria, la piccola cappella, persino un angolo allestito a osteria per alleviare le lunghe ore di terrore. Qui si celebrarono matrimoni, nacquero bambini e malgrado tutto si sopravvisse anche quando l'angoscia sembrava voler annientare la voglia di vivere.